Con quali progetti vi presentate a OMI quest'anno? Quest'anno ci presentiamo con, come al solito, tanti nuovi prodotti, ma anche un importante progetto, un progetto per portare il digitale nei punti vendita dei nostri dettaglianti, per andare incontro ai nostri dettaglianti in un processo di evoluzione del loro modo di relazionarsi con il cliente, che è evidentemente difficile per ognuno di loro da impostare, dove riteniamo che sia importante un passo fatto in maniera proattiva direttamente dall'azienda. E in cosa consiste esattamente questo progetto in store? È un progetto che si chiama Les Encyclopedia, Design at Your Fingertips. Noi siamo partiti cercando di combinare i punti di forza dell'online, che in particolare sono tre: il non avere limiti fisici all'esposizione dei prodotti, il poter fornire un livello molto elevato di contenuti facilmente aggiornabili e la misurabilità dell'interazione con il consumatore, e combinare questi con i punti di forza dei punti vendita fisici, ovvero la possibilità di avere un'esperienza tattile con il prodotto, il fatto di avere un'interrelazione con una persona, il fatto di poter anche soddisfare immediatamente la preavoglia di uscire con un prodotto. E quindi abbiamo creato un'esperienza digitale che permette al consumatore in negozio di interagire con i prodotti presenti fisicamente, avendo più informazioni sugli stessi, ma anche usarli come punto d'ingresso per il mondo Alessi, e quindi avere attraverso questa esperienza digitale visibilità sull'interezza del nostro catalogo. Noi abbiamo circa 3.500 referenze a catalogo e un dettagliante medio ne espone tra l'8 e il 10%, quindi perdendo tantissime opportunità da un certo punto di vista. E quindi con questa soluzione cerchiamo di portare la massima visibilità del catalogo ai consumatori, dando loro un'esperienza più ampia. Tutto questo mantenendo una caratteristica importante, cioè che la transazione resta fra il consumatore e il dettagliante, e quindi l'ownership della transazione resta con il dettagliante, ma anche il consumatore è più tranquillo nel fare questa attività perché si interfaccia con una persona e ha una relazione con una persona fisica, non con qualcuno di assente e lontano. Avete già realizzato dei negozi test e che riscontro avete avuto? Visto che è un progetto molto nuovo, non solo nel nostro settore ma in generale, e visto che lo facciamo per i dettaglianti, abbiamo deciso di coinvolgere una decina di dettaglianti in tutto il mondo che stanno in questo momento partecipando a una fase di test con dei prototipi, per raccogliere feedback da loro e svilupparlo nel miglior modo possibile. Per ora stiamo avendo risultati molto positivi. Sul fronte del prodotto, quali novità presentate? Quest'anno abbiamo alcuni temi importanti. Da una parte è il 20° anniversario del cavatappi Anna G, la donnina, e quindi abbiamo una versione celebrativa di questo prodotto storico, uno dei nostri best seller, ma anche un ottimo esempio di quella che secondo me è la classica produzione Alessi. Abbiamo un centro tavola fatto in cemento, che è frutto di un progetto di ricerca fatto con Italcementi, proprio per studiare l'utilizzo di materiali che fino ad oggi in casa ci sono entrati in termini strutturali, non in termini decorativi, che impatto possono avere sulla produzione odierna di oggettistica per la casa. Ed è quindi uno dei classici progetti di ricerca tipici della nostra produzione che ritengo sia molto interessante.